Vado a Cabras, rimango nell'Oristanese. Qui c'è una cantina storica, anzi, una cantina che ha fatto la storia con un vino unico al mondo, la Vernaccia di Oristano. Un vino che richiede tempo per dare il suo meglio, ma quando lo si assaggia è impossibile non rimanerne stregati. Prima di scoprire i segreti alla Vernaccia, incontro Mauro Contini. Mi ha dato appuntamento in un luogo speciale. La pioggia non ci dà tregua, ma noi non ci scoraggiamo. Mauro, eccomi. Ciao Giuseppe. Ciao, ciao. Non posso dire ti ho portato il sole. Purtroppo hai portato la pioggia, però anche la pioggia serve. Però già ti ringrazio perché io ero stato in altre zone dove avete le vigne, ma mai qua, come sono salito lì, meraviglioso. Questo è un progetto nuovo dell'azienda Contini che ci ha visto attivi in vari settori, tra cui l'incorporazione di un'altra azienda vitivinicola di Cabras, che è l'ex azienda Azzori. Quanti ettari avete qua, Mauro? Questo vigneto ha circa 10 ettari. Da una parte abbiamo il Niedera, dall'altra abbiamo il Vernaccia, questo vigneto molto vitigni tipici dell'Oristanese. Oltre a questi due vitigni c'è anche una piccola parte di Cannonau. Oltre alle Vernacce classiche, oltre anche alla base del nostro Carmis, del nostro bianco di punta, alcuni rossi derivanti appunto dall'Niedera provengono da queste terre, tra cui ad esempio un rosso molto interessante che è i Giganti. Mauro, voglio porre l'accento su una cosa io della vostra azienda. Progetti continui, siete in continua evoluzione, ma ricordiamo che voi nascete addirittura alla fine di due secoli fa, perché nascete alla fine dell'Ottocento, giusto? 1898, esatto, se non ricordo male. Salvatore ebbe questa idea di trasformare una piccola azienda viticola in una cantina. L'azienda via via crebbe, fino ad arrivare al figlio appunto di Salvatore, Attilio, che ebbe l'intuizione di puntare tantissimo sulle varietà locali, ossia Vernaccia e Niedera. Crebbero tantissimo, l'azienda si spostò dalla prima sede in una seconda sede fino ad arrivare alla sede attuale che poi visiteremo. Che è quella dove incontrerò Andrea? Esatto. Ok, perché voglio incontrare Andrea e fare una bella degustazione con lui. Aggiungo io, visto che tu non l'hai citato, questa attuale generazione capitanata da te, Mauro Conti, e da tuo cugino Alessandro. Esatto. Ci siamo presi l'onere, ma anche l'onore, di portare avanti questa azienda e, come dico sempre, il nostro obiettivo sarà quello di tramandare alle successive generazioni questa tradizione. Dobbiamo fare di tutto per portarlo alle nuove generazioni, che speriamo sempre siano più brave di noi nel produrre e nel fare. Benissimo, Mauro. Ti lascio al tuo lavoro, anche perché sennò Andrea mi sgrida che arrivo in ritardo. Vado da lui, sicuramente gli chiederò due cose: Vernaccia e Niedera. E così assaggiamo il territorio. È stato un piacere. Grazie mille. Ciao Mauro. Ciao. Andrea, ho lasciato Mauro con una pioggia torrenziale, ma che fascino le vigne sotto l'acqua, eh? È meraviglioso. Qui siamo al coperto. Sì, qua siamo tranquilli. Fai vedere un po'? Assolutamente. Intanto benvenuto. Grazie. Qua in questa splendida barricaia, insomma. Grazie mille. Io osservo sempre tutto, quando mi trovo in mezzo alle botti. Assolutamente. C'è un cavò. Questo insomma è una cosa preziosissima. Dai, lo apriamo, dai. Ah beh, io non avrei detto nulla perché è preziosissima, però se mi dici che si può aprire. Dai, mi fa piacere aprirlo, guarda. Voglio Ma così portarti... sbircio o si può scendere? Possiamo anche fare due passi e ti voglio portare in questo mondo incantevole. Questa azienda l'ho visitata altre volte, ma qui io non ero mai sceso. È una sorpresa. Questo è il nostro cavò incredibile dove ci sono tutte le annate più importanti. Sono un privilegiato. Assolutamente sì, ma tutti, assolutamente. Fammi sbirciare giusto un po'. 1970, Vernaccia di Oristano. Sì. L'anno dopo sarebbe diventata DOC. E poi sulla destra è il nostro vino rosso bandiera, il mitico barrile. Il barrile. E il barrile, ricordami, prima annata quando? Allora, barrile prima annata 98, che è uscito nel mercato nel 2003, il nostro vino bandiera con Niedera e Caddiu. Dove mi porti ora?
Qua andiamo in un ambiente chiamato tesori. E qua sono custodite le nostre vernacce di Oristano. Mamma mia, ragazzi. Vedrà, mi fai emozionare. Insomma, questa è veramente la storia, eh. Io voglio dire, proprio prima azienda nata in Sardegna, insomma, quindi nel mondo vinicolo, chiaramente. Quindi è una bella gioia anche per me lavorare in questa prestigiosa azienda. Guarda che meraviglia. Che meraviglia. Io ho la pelle d'oca quando entro qua dentro. Senti, qui mi sembrano tutte botti di castagno. Il legno più pregiato è il castagno e qua abbiamo degli esemplari che hanno circa 110 anni. Insomma. Addirittura? Sì, dove ancora sono custodice delle vernacce. Ti avrei chiesto questo, nel senso che qui non è un museo, è anche un museo. Ma è un museo reale. Qui dentro c'è vernaccia. Assolutamente, c'è la vernaccia. Vi capita di fare di tanto in tanto degli assaggi di queste vecchie annate? Anche col nostro enologo Piero Cella ogni tanto andiamo un po' a scuriosare, a vedere un po' a che punto sono, se sono vive, insomma. E devo dire che, insomma, sono sempre belle vive ed è sempre un'emozione degustare. E una piccola percentuale entra a far parte, se non ricordo male, dell'antico Gregori, che è il vostro vino più prestigioso, che ormai esce con l'annata e quindi la stragrande maggioranza dei frutti di quell'annata, ma poi c'è una percentuale di altre sì, annate. Sì, chiaramente è diventato per legge da qualche anno a questa parte mettere l'annata sulla bottiglia per la DOC, per la vernaccia di Oristano DOC. Noi siamo usciti da poco con l'annata 1979, quindi insomma un nettare che ha fatto 40 anni di botte. Ricordiamo però, anche perché la mia annata 1976, uscito l'anno scorso. Assolutamente. Vino assolutamente. Da meditazione dell'anno per il Gambero Rosso. Assolutamente, un premio straordinario, insomma, antico Gregori, veramente 76 è stato un nettare incredibile, sono state prodotte 1898 bottiglie, come la data di nascita della cantina. Senti, continuiamo a chiacchierare con un bicchiere in mano. Assolutamente, assolutamente. Oh, faccio come se fossi a casa. Dai, no? Volentieri, Giuseppe, volentieri. Allora. Il barrile, possiamo iniziare da lui. Certo, dai, barrile, che questo è un'annata 17 e questo è un vino che esce dopo 30 mesi, guarda. Fa 18 mesi di barrique nuove da 225 litri, poi affina un anno in bottiglia, è appena uscito, quindi insomma è molto giovane. Ha tutta la vita davanti. Sì, assolutamente, questo è proprio un ragazzino, è proprio un bimbo, insomma. E qua ci sono i due vitigni tradizionali di questa zona. Niedera, che deriva dalla parola niedo, che vuol dire nero. C'è un centinaio di ettari in questa zona. Senti, Andrea, io di solito quando vado in una cantina il produttore parla solo di tecniche, di vigne, eccetera, e io parlo certo. Un po' da degustatore. Certo. Ma io qui davanti a me un grande assaggiatore di vini, per cui facciamolo proprio insieme questa assolutamente, vai, assolutamente. Vai. No, come, guarda, qua la vista è già meravigliosa, insomma, un colore veramente granato. Ecco, naso io sento un pochino qui la macchia mediterranea, la Sardegna. Bravo. No? Perché di solito, soprattutto in questi vini giovani, c'è sempre l'esuberanza del frutto, esatto, no? Che li fa sì, sicuramente interessanti, ma anche un po', non dico tutti uguali, però questa predominanza fruttata un po' domina. Esatto. Qui invece esatto. La macchia mediterranea. Sì, che esce sì, fuori. Questa bella macchia mediterranea fuori, questi tocchi di mirto, no? Garrig, direbbero esatto, i francesi. Esatto. C'è ovviamente una grande parte di freschezza e tra l'altro in un'annata 2017 particolarmente calda, bravissimi, perché evidentemente è una vigna dove avete scelto un perfetto tempo vendemmiale, ma poi qui sente la vicinanza al mare. Assolutamente. C'è una sapidità esatto. Incredibile esatto. E quindi lunghissimo sì, e sembra sì, veramente sì. Che ci faccia arrivare fino all'orizzonte con questa sapidità, ci riporta un po' all'orizzonte che vedevamo con Mauro, tu l'avrai visto esatto, un sacco di volte. Esatto. Lo stagno, però lui stesso mi diceva, per tutti noi è un mare, non è uno stagno tanto ampio. Infatti sono vini che sentono il sole, il mare, il vento, la sabbia, insomma, quindi è una piacevolissima esperienza e lunga vita davanti a sé, speriamo, ancora giovanissimo. Senti, a questo punto andiamo dal King, ragazzi, dico Gregori. No, guarda l'annata, non è chiaramente la data di nascita tua, che è il 76, che era straordinaria, però anche questo sono convinto che possa emozionare. Ma ti posso dire una cosa? Il vino fa rimanere giovani, io almeno 3 anni di meno me li do.
Assolutamente, ma anche 5, dai. Come se fosse un 79, eh? E questo Giuseppe fa solamente 40 anni di botte scolma? Solamente, ecco. Assolutamente. E l'85% dell'annata 79, il restante 15% è un blend di 9 annate diverse, dove la più giovane è la 78. Ricordiamo che la barrica, in questo caso, che utilizziamo, viene riempita solamente al 70-80%, si forma questo lievito particolare denominato flor, Nicoderma vinis, il termine scientifico, che va a proteggere il vino. E poi vengono fuori questi vini straordinari, il miracolo del flor, chiamato. Allora, anni fa, perché questa non è una definizione mia, mi parlano della vernaccia di Oristano e parlano del disciplinare, però mi dissero, altro che disciplinare, la vernaccia di Oristano è indisciplinata per antonomasia, perché il vino teme l'ossigeno e lei ama l'ossigeno. Il vino vola delle temperature di cantina e qui le cantine, ma si vede benissimo, i canneti non erano fatte sottoterra, perché sottoterra avremmo trovato l'acqua, quindi d'estate molto caldo, magari d'inverno molto freddo, ma lei non teme nulla. Assolutamente. Ha un carattere incredibile, quindi va avanti per la sua strada, a prescindere da qualsiasi disciplina. Vini di grande personalità, assolutamente. Senti che naso, che spazia, dall'albicocca disidratata, al fico, al dattero, alla caramella d'orzo, l'arachide salato, il mallo di noce. Senti che, molta frutta secca, ma anche tabacco un po'. Sì. Mi vengono in mente questi ricordi, il cassetto della nonna, molte volte può sembrare una questione, e invece no, apri il cassetto e senti questi profumi di qualcosa che ti apre i ricordi, ti apre la mente. Esatto. Beh, qui sole, mare, iodio, caldo, freschezza, è bellissima questa cosa, con i brividi. Questi sono vini poi interminabili in bocca, no? Ti entra come un missile terra-aria, pazzesco. Sembra quasi venga fuori una sorta, forse per l'alcolicità, che non dà minimamente fastidio, quasi poi alla fine rimane una bocca dolce, non di zuccheri, ma di coccola. Ti accarezza il palato, accarezza il palato. Suadente, vellutato, insomma. Temperatura è perfetta, perché è temperatura di cantina, però diciamolo che è questa la temperatura giusta, un po' freschina. Assolutamente, guarda, io ambiente di cantina, non ambiente esterno. Esatto, io questa la consiglio sui 14-15 gradi, insomma, sì, ed è un vino veramente interminabile. Vedo che hai il bicchiere vuoto. Sì, grazie, grazie. Non disdegni il sorso. Assolutamente. Riempi un pochettino. Facciamo un bel brindisi. Un bel brindisi. Grazie mille. Grazie davvero. Grazie.